Dunque, facendo un attimo un riassunto delle puntate precedenti, ieri siamo usciti annunciando che la crisi sembrerebbe risolta, che praticamente il sindaco avrebbe accettato, finalmente, siccome chiedevano due nomi, due nomi, due nomi, Fratelli d'Italia, tutti i cinque consiglieri, prima c'erano le voci, ma sono divise tra di loro, no? E invece tutti i cinque consiglieri hanno, diciamo, con un documento scritto, firmato da tutti e cinque consiglieri, quindi dottor Mancini, Lannot, Claudio Bullo, Meneguolo, Nicchetto, in cui praticamente allo scopo di, insomma, di continuare a sostenere questa amministrazione, hanno deciso, hanno come nomi praticamente Matteo Penso con l'incarico di vice sindaco e altre deleghe, il commercio e altre, l'abbiamo detto ieri. E il Claudio Bullo sempre l'assessore e quindi con le deleghe che aveva il Massimiliano Tirozzo Cainazzo e Elena Zennaro continua a mantenere i suoi referati, perde diciamo la carica di vice sindaco. Dopo della nostra uscita non c'è stato nessuno che né ci ha chiamato per dire cosa dici, non è vero. E neppure, diciamo, ci sono state smentite praticamente, quindi la cosa è rimasta là. In realtà il sindaco è praticamente ormai proprio questa volta, fino adesso non, praticamente ha sempre rinviato le decisioni, adesso sembra che sia di fronte a, diciamo, a una decisione che dovrà prendere in tempi teoricamente entro oggi, perché domani c'è il Consiglio Comunale e sembra che quelli di Fratelli d'Italia abbiano dato già tanti penultimatum e forse questo è l'ultimo ultimatum. Detto questo, la notizia è praticamente che oggi il sindaco deve decidere assolutamente se prendere questi due nominativi come assessori, quindi continuare, diciamo, l'esperienza amministrativa e quindi mettere alle spalle tutte, diciamo, queste criticità che ci sono state, oppure fare altre scelte che automaticamente comporteranno tutta una serie di contraccolpi. E questa è la notizia. Quello che auspichiamo è che a fronte di una città dove i quartieri, il centrale, vengono allagati dalla pioggia perché l'ufficio lavori pubblici non ha i soldi per pulire le caditoie. Io credevo, l'altro giorno abbiamo messo Callegallia che è allagata con la pioggia che è da agosto che si trovano allagati in pratica. Credevo che ci fosse a fare chissà che intervento, mi dicono invece che basta pulire le caditoie e le caditoie costano, praticamente pulire una caditoia costa 25 euro più IVA. Ci sono, ma non solo, a Chioggia Centro ci sono tante di queste situazioni, ma anche a Sottomarina ne abbiamo altre segnalazioni, ma questo solo per dirne una, ma ce ne sono molte altre. Qualche giorno fa abbiamo parlato che a Jesolo, aderendo alla legge regionale 33, con la richiesta di concessione del rinnovo delle concessioni, il 40% va come diciamo compensazioni per tutti quanti e il sindaco di Jesolo ha detto che avrà 10 milioni di euro per fare il rifacimento delle spiagge. A Chioggia un diciamo provvedimento da parte dell'amministrazione che indica ai concessionari di poter fare questa scelta non c'è. E di qui, ma ce ne sono molte altre, il fatto che tutt'oggi il servizio urbano è nel caos e perché non si prende una decisione di come regolarizzare queste corse, togliere magari da certe parti dove ci sono meno richiesta ad altri orari dove c'è molta più richiesta. Questo è solo per fare un esempio di tante cose, ma ce ne sono molte di più, che a oggi sono 3 mesi che sono trascinati e i problemi non sono tanto in seno alla maggioranza, in seno ai partiti, sono che cascano su tutta l'amministrazione. Quindi speriamo che il sindaco questa volta decida in un modo o in un altro. Gli vanno bene questi due nomi, vuole prendersi le liste civiche che lì sorvoliamo i voti, vuole dimettersi, vuole andare a casa, far arrivare il commissario, deve decidere, si prenda una decisione e che sia la volta buona. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio
e la comodità del parcheggio a un passo. CAM, da oltre 50 anni, all'isola Saloni, a Chioggia.